Si sta svolgendo la festa dell'Eurogiri Falco qui sul campo, siamo con Michele Cristoforo. Intanto ancora non abbiamo trovato Mimmo Giampà, poi andiamo a sentirlo, l'anima di questa squadra. Noi ci auguriamo che questa possa essere davvero la promozione, aspettiamo sto benedetto Rocella. Se aspettiamo la Serie D, mancano due partite, quelle di oggi e quelle di domenica prossima, speriamo che salvano sia il Rocella sia il Castroville, le sono squadre calabresi. Anche se... Bravo, Giri Falco, e mai nessuno ci fermerà, noi saremo sempre qua finché l'Euro ci sarà, perché magica è la squadra degli ultra. E questa è la festa, come vi dicevamo. E allora intanto godiamoci questa giornata di festa. Sì, sì, perché o entrare dalla porta, come si dice, o entrare dalla finestra, basta che si entri. E noi vogliamo dedicare, abbiamo parlato con i ragazzi, questa vittoria, questa promozione, se ci sarà, speriamo, alla squadra brasiliana del Chapecoense, che a fine novembre è successa quella disgrazia. Abbiamo visto anche un bellissimo striscione all'inizio. E poi a Grigore Fratelli, che oltre che era avversario nostro in campo, è stato sempre un amico per noi. Grazie Michele, andiamo a trovare Mimmo, vediamo se riusciamo a trovare Domenico Giampà. E siamo qui, eccolo qui Mimmo, è uscito prima, ha avuto la standing ovation da tutta Giri Falco. Adesso qualcuno mi diceva che forse te ne vai a Coverciano, però intanto festeggiamo questa speriamo promozione. Sì, noi abbiamo fatto, scusate. Ecco, giustamente mette la maglia perché è da giocatore. No, perché Messi è lo sponsor, certo. Quindi noi abbiamo fatto il possibile, quindi credo che abbiamo fatto un bel calcio, ci siamo divertiti, i ragazzi si sono impegnati tutto l'anno, quindi anche altre squadre, però meritavano questa promozione. Poi adesso dobbiamo aspettare il Rocella e il Castroville, la Serie D, però siamo arrivati secondi e sulla carta siamo saliti, quindi la vittoria dei playoff c'è stata. Tu ci hai sempre creduto, hai sempre un pochettino professato umiltà, hai detto dobbiamo stare attenti, però sapevi che questa squadra era molto forte. Sì, lo sapevo, quindi potevamo anche arrivare vicini al Pianopoli, però come ho detto prima ho messo delle regole, io determinate partite l'abbiamo pure pareggiate, perché per cambiare mentalità molte partite anche con il Valle Fiorita non ho fatto giocare i miei giocatori più forti, tipo con Idi, per punirli, perché per me il calcio, la correttezza viene prima di tutto. Quindi quest'anno abbiamo fatto sia uno che l'altro qua a Giri Falco e credo che è stato un anno bellissimo, quindi non è mai facile vincere in qualsiasi categoria, quindi chiudo la mia carriera da giocatore pure con... C'è uno scoop che mi stai dando. Con una promozione, era il mio ultimo anno calcistico, dal prossimo anno ci dedichiamo solo ad allenare, adesso... Vai a Coverciano, mi dicevo. A Coverciano, adesso vediamo, perché col fatto della squalifica non potrei farlo, però siccome il CONI mi ha dato ragione lo potrei fare subito, se no aspetto gennaio, però interregionale posso già allenare e spero di trovare una squadra per partire, perché ho voglia di allenare. E questo pubblico merita davvero qualche cosa di eccezionale qui a Giri Falco, lo stiamo ripetendo ogni volta. Si potrebbe fare adesso almeno una promozione. Godiamoci questa vittoria, però per fare la promozione si devono unire le forze. C'è potenzialità anche economica qua a Giri Falco per fare una promozione, però si devono unire le forze perché ci sono troppe squadre. In bocca al lupo Domenico per tutte le tue cose. Grazie, crepi il lupo. Ciao. E allora il saluto alla seconda categoria anche attraverso le voci dei dirigenti, diciamo adesso magari si presenteranno personalmente, del San Pietro Apostolo, un San Pietro Apostolo che ha purtroppo dovuto soccombere alla maggiore forza dell'Euro Giri Falco, forse si sapeva all'inizio, voi avete fatto una gran bella partita, un bel primo tempo, poi certamente la voglia e la bravura della squadra dell'Euro Giri Falco ha prevalso. E allora siamo con... Sono Piera Mazza, sono il vicepresidente della società di San Pietro e... È un'esperienza bellissima, complimenti ai ragazzi del Giri Falco, si è vista una grande maturità della squadra da quando abbiamo giocato in casa con la prima partita, è un pubblico stupendo, sono orgogliosa dei nostri ragazzi ovviamente perché ce l'hanno messa tutta fino alla fine e ci rimetteremo in gioco di nuovo. In bocca al lupo, allora poi...
Io sono Domenico Mazzo, il segretario e direttore sportivo del San Pietro Apostolo. È stata una stagione epica, straordinaria, a prescindere da tutto. L'importante è quello che si prova mentre si corre, non quello che si trova alla fine del traguardo. E sinceramente parlando, è stata una finale playoff quasi inaspettata, nonostante c'era una solidità dirigenziale, una squadra, un organico comunque competitivo, ma non per arrivare dove siamo arrivati noi oggi. Abbiamo vinto la settimana scorsa la semifinale playoff, abbiamo trovato un grande Evro Girifalco, una squadra che l'anno scorso è retrocessa forse anche ingiustamente alla prima categoria, una squadra di categorie superiori, dove noi comunque ce la siamo giocata fino a 15 minuti alla fine del match a viso aperto, perdavamo 3-2, alla fine in contropiede hanno fatto il 4-5-2. Però il prossimo anno, con qualche miglioria all'interno dell'organico, avremo tutte le carte in regola per poter vincere il campionato il prossimo anno ed essere non qua nella finale playoff, ma passare direttamente da vincitrice del campionato. Ecco, addirittura si può sperare che voi possiate essere ripescati, perché in genere la finalista playoff certe volte trova il posto negli anni successivi. Lei? Sì, è successo. Io sono il presidente Pietro Bruni. Come dice lei, è successo negli anni passati. Abbiamo un rammarico perché oggi è stata una bellissima partita. Complimenti all'Euro Girifalco, ma non abbiamo demeritato. Il primo tempo è stata una partita alla pari, ce la siamo giocata. L'arbitro ha fatto qualche piccolo, secondo la mia, qualche piccolo errore che ci può stare, e ci ha penalizzati, mentre poi l'Euro Girifalco ci ha fatto il gol. Gli ultimi due gol sono stati... Ma in contropiede. In contropiede, certo, no, noi attaccavamo perché volevamo pareggiare la partita. Era difficile vincere, anche perché è un campo molto difficile questo qua. La squadra del Girifalco era un'ottima squadra, buonissima. È una che, di tutte quelle che abbiamo incontrato, che abbiamo avuto delle difficoltà. Anche se in casa noi abbiamo vinto 3-1, 4-1 abbiamo vinto in casa. Quando siamo venuti a giocare l'altra partita invece eravamo ramareggiati come squadra, perché mancava qualche titolare. Complimenti all'Euro Girifalco e grazie anche al pubblico, perché si sono comportati anche in ottima versione. Modo, io devo fare i complimenti anche a voi e voi dirigenti sicuramente, ma anche a tutta la squadra, perché effettivamente è stata una partita molto tranquilla, molto serena, un fair play davvero che poche volte abbiamo visto anche nelle finali playoff. E al nostro mister cittadino ovviamente, perché se la squadra è a questi livelli ovviamente dobbiamo dare un grazie tantissimo a lui. Complimenti signora, sempre più donne nel calcio e questo ci fa tanto piacere. E allora da Girifalco è tutto, festeggiamo con gli amici della San Pietro Apostolo a questo punto la promozione, si spera, dell'Euro Girifalco, e a risentirci con il prossimo campionato di seconda categoria, e si parla anche probabilmente di prima, certamente.